Y pronomi. Y pronomi reflessivi. I pronomi reflessivi sono mi, ti, si, ci, vi, si. I pronomi reflessivi precedono il verbo, eccetto quando è infinitivo. In questo caso si trova dietro e si unisce al finale del verbo, e questo perde l'ultima vocale, le. Esempio, mi lavo le mani, sto per lavarmi le mani. Anche con la forma di participio passato e imperativo, il pronome si mette dietro al verbo, come per esempio, sto lavandomi le mani, lavati le mani. Anche se il verbo è preceduto per verbi come dovere, potere o volere, esistono due possibilità. Il pronome si può mettere dietro o prima del verbo. Mi voglio lavare i capelli, voglio lavarmi i capelli. Ma questo è diverso in una negazione. In questa orazione il pronome si mette dopo il non, ma prima del verbo. Dopo, se il verbo è composto e ha un ausiliare, il pronome si mette prima di tutto. Non mi lavo i capelli, mi sono lavato. I pronomi di complementi diretti. I pronomi di complementi diretti sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Questi pronomi precedono il verbo, eccetto quando questo sia infinitivo, e in questo caso il verbo perde la e del finale e si mette il pronome. La guardo, guardala. Con i verbi dovere, volere, potere e la negazione succede lo stesso che con i pronomi reflessivi. La devo guardare, devo guardarla, non la guardo. Con il verbo avere, la e lo precedono la vocale e mettono un'apostrofe, l'ho guardata. I pronomi di complementi indiretti. I pronomi di complementi indiretti sono mi, ti, gi, le, ci, vi, gli, gli. Come nelle due anteriori, questi pronomi precedono il verbo, eccetto se questo è infinitivo. Occorre lo stesso che con i pronomi anteriori. Gli parlo, vado a parlare. Anche con i verbi dovere, potere o volere e con la negazione succede la stessa cosa. Devo parlargli, gli devo parlare, non gli parlo. Con il participio passato, l'imperativo e il gerundio, il pronome si aggiunge al finale del verbo, parlandogli. Con i tempi verbali composti si usa prima il pronome e dopo il verbo, io parlo.